Buonasera a tutti, sono Stella Boso, presidente di Trading Library e vi ringrazio per essere con noi a questo webinar questa sera. È un webinar particolarmente interessante che promuove l'evento Stock Trading Day, ma che ha un sacco di informazioni da darvi. Con noi ci sono due nomi importanti, Alessandro Aldrovandi e Ascanio Strinati. Tra l'altro con Alessandro Aldrovandi stiamo preparando un libro molto interessante, presto lo vedrete in prenotazione. Non voglio dirvi niente perché è un libro molto particolare, anzi sono due, ma cominciamo dal primo e sarà veramente un libro molto, molto, molto interessante. Alessandro, ti vedo in collegamento ed è un piacere vederti qui con noi. Io ringrazio tutti nuovamente, vi aspetto allo Stock Trading Day anche per sentire dalla viva voce di Martin Pring, di Robert Pardo e di Dave Landry che cosa è successo sui mercati dopo queste elezioni americane. Quindi non voglio rubare altro tempo a tutti quanti, chiedo solo gentilmente a tutti i partecipanti di darci un feedback sull'audio e sul video, cioè vedete perfettamente, avete tutto, sentite. Vedo dalle risposte che tutto funziona, quindi io non ruberei altro tempo. Ringrazio nuovamente tutti e buon webinar. Vi lascio la parola ad Ascanio Strinati. Grazie mille. Sì, buonasera, grazie Stella Boso per la presentazione, per l'ospitalità. Mi chiamo Ascanio Strinati, come ha detto appunto Stella, e sono il direttore di IP Consilium. Se tutto funziona come dovrebbe, e spero che sia così, voi dovreste vedere adesso sul mio schermo il sito web di ipconsilium.it, che è una rivista che tratta finanza, tratta trading, tratta soprattutto l'investimento. Quindi la logica con cui noi approcciamo al mercato non è solo quella del trading puramente detto, ma è anche quella dell'investimento. A seguire da questo ragionamento, ovviamente, è strettamente collegato il webinar a cui siamo tutti quanti partecipando. Allora, se tanto mi dà tanto, adesso dovrebbe stare partendo la presentazione. Vi prego tutti i partecipanti, se ci fossero problemi, a parte qualche piccolo delay temporale, di farcelo presente, e come anche spero che la regia riesca eventualmente a intervenire se ci fossero appunto questi problemi. Allora, qual è l'idea di questo webinar? L'idea di questo webinar è di cercare di capire o almeno farsi un'idea di quelle che possono essere gli scenari che ci si prospettano davanti dopo l'elezione negli Stati Uniti, che immagino l'abbiate ormai sentito, che c'è stata l'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti d'America, e a sentire un pochettino anche quelle che sono le onde lunghe dei risultati della Brexit, che è una cosa di cui ogni tanto si risente parlare, ma soltanto a di là. Così diciamo, en passant. Partiamo però da un concetto base, che è alla base sia di questa nostra disquisizione di questa sera, e sia dell'essenza stessa della mission di IT Consilium, e cioè: è possibile ottenere un rendimento controllando il rischio? Cioè, siamo sempre stati abituati a sentirci dire, ed è giusto, ed è assolutamente giusto, che il rischio e il rendimento vanno di pari passo. Questo è vero in senso assoluto, e non vogliamo certo sovvertire il mondo, però ci sono dei però. E oggi proviamo a spiegarvi, o almeno a spiegare a tutti quanti noi, quelle che possono essere queste cose. Quindi cominciamo però con un minimo di ordine. Prima di tutto, appunto, grazie a Trading Library per l'ospitalità in questo webinar. Mi preme sottolineare che il 30 novembre, appunto, come anticipava Stella, c'è lo Stock Trading Day. È un bellissimo evento, ci sono relatori stranieri, la bandiera nazionale è tenuta alta da un certo numero di relatori, tutti qualificati, a cominciare dal nostro Alessandro Aldrovandi, che è qui con noi. E quindi ci fa piacere che affidiamo la tenuta anche ad Alessandro in quel contesto. Qui oggi noi siamo due relatori,
con due punti di vista diversi, perché sono due i tipi di portafogli con cui ragioniamo insieme a voi. Uno dei due portafogli si chiama multi-asset e l'altro WDI, che sta per World Dynamic Index. Il primo ha un profilo di investimento basato su multi-asset, cioè su diversi strumenti, cioè azioni, obbligazioni, ETF, ETC. WDI invece ha un approccio basato su il controllo, o meglio, il bilanciamento del rischio dato dalla volatilità su un asset di indici internazionali, dove per indici internazionali ci possono essere indici equity, come anche indici commodities o quant'altro. Allora, la finanza e trading visti di profilo, quali sono le linee guida di entrambe le strategie? Entrambe le strategie si basano su big picture, cioè vedere il quadro nel suo insieme, non soltanto la singola operazione, non soltanto il momento di oggi, ma vedere il quadro nella sua complessità. Poi ovviamente dopo lo decliniamo anche in aspetti operativi pratici. L'analisi integrata, siamo un gruppo di persone che lavorano insieme, si scambiano informazioni, strumenti statistici, trading system è limitativo, c'è una serie di filtri, una serie di indicatori, una serie di strumenti appunto che servono a aiutare tutti quanti noi a confrontarci e a confrontarsi con anche le opinioni diverse. Visioni non omologate. Cosa significa? Significa che bisogna cercare di stare un po' attenti a non farsi convincere dal mercato, dalle altre opinioni su cose che non hanno dei fondamenti. Questa cosa, che sembra in contrasto con il ragionare insieme sulle strategie, in realtà è il problema in sé, cioè trovare un giusto equilibrio fra questi due aspetti è importante. Elemento importantissimo, idee e analisi non sono il verbo. Messo al maiuscolo, cioè non è la voce di nostro Signore che ci dice che dobbiamo fare quella cosa. Possiamo avere delle idee, possiamo fare delle analisi, ma dobbiamo essere pronti a cambiare quelle idee, dobbiamo essere pronti a riconoscere che la nostra analisi è sbagliata. Anche di questo proveremo a farvi alcuni esempi. Un ultimo aspetto che secondo me non è assolutamente secondario: la cultura finanziaria dovrebbe essere un asset largamente condiviso. Non a caso in questo webinar, proprio per sottolineare la collaborazione anche funzionale con Trading Library, ci è piaciuto preparare un'offerta commerciale in cui a eventuali sottoscrittori nei prossimi giorni di uno di questi servizi di cui andiamo a parlare, verrà regalato un libro a sua scelta, ma poi l'offerta la vedremo meglio in dettaglio. Ma l'idea di fondo è che cercare di venire incontro alle esigenze di crescita professionale di tutti quanti noi. Allora, veniamo un minimo nel merito. Guadagnare controllando il rischio, dicevo in apertura. Allora, è possibile? Sì, direi che proprio è possibile. Questa è l'equity line del servizio multi-asset che ha preso il via intorno al 10 di febbraio di quest'anno, quindi sono circa 8 mesi di funzionamento, e ha registrato un rendimento, come vedete, a scadenza 31 ottobre, cioè a posizioni registrate al 31 ottobre ultimo scorso, del 3,36%. Non ci sono benchmark di riferimento per una struttura come quella del multi-asset. La cosa più vicina che si può utilizzare è un indice di Banca Fideuram sui fondi bilanciati, che è un po' quello che facciamo noi, ma molto un po', che però da inizio anno perde qualcosina, cioè uno zero qualche cosa. Quindi possiamo senz'altro dire che multi-asset riesce a battere il mercato, o almeno ci è riuscito in questo anno di attività. E poi vedremo anche come fa a batterlo, ma intanto vediamo che è una cosa possibile. L'equity di WDI dice ancora meglio. In quest'equity, adesso poi più avanti ovviamente Alessandro Aldrovandi ve ne parlerà più diffusamente e in maniera molto più in maniera molto più precisa. Però in larga sostanza, quella che vedete a schermo sono due equity line. L'una è l'azionario internazionale, l'indice MSCI World, e l'altra invece, quella in rosso, è, guarda caso, l'equity del WDI, che
che ha un rendimento su base biennale, cioè dal 31-12-2014, quindi dal primo gennaio dell'anno passato, in circa 2 anni ormai, che è stato gloriosamente, sta gloriosamente battendo il mercato sistematicamente. Più avanti, appunto, vi dicevo Alessandro, vi spiegherà meglio come funziona. Vi accorgerete che la chiave, l'essenza di entrambi i servizi è il controllo del rischio. Quindi, ancora una volta, sì, si può. Come si può? Ecco, come si può, ovviamente è il problema centrale. Come vi anticipavo, per quanto riguarda multi-asset, il primo elemento importante è vedere il quadro generale. Cioè avere una visione più d'insieme, ribadisco, più avanti porterò degli esempi pratici, molto, molto, molto pratici, però il concetto d'insieme è la carta su cui bisogna cominciare a orientarsi. Bilanciare l'emotività sui singoli titoli con logica di portafoglio. Allora, uno dei grossi vantaggi di fare portafogli di investimento è che tutta la logica di investimento e tutta la logica del controllo del rischio viene rapportata al portafoglio nel suo insieme. Che cosa significa questo? Da un punto di vista molto pratico, ad esempio, è l'esempio che credo sia più calzante. Quando si fa normalmente trading, io faccio da 20 anni questo mestiere, quindi ne ho fatta in ogni versione. Quando si fa trading, una delle regole d'aure è stabilire lo stop loss, cioè stabilire un controllo del rischio minimale, che no, se non altro la massima perdita accettabile sulla singola operazione. Però se lo si fa sulla singola operazione, inevitabilmente si è soggetti, ad esempio, a degli spike di volatilità, se non addirittura alle classiche furbate degli stop rider che vanno a prendere i livelli più evidenti dove quasi tutti o quasi tutti, dove molti mettono appunto gli ordini stop di uscita perché i livelli tecnici di riferimento oppure quant'altro, e quindi quelle operazioni vengono a essere inficiate non tanto dal fatto che l'analisi fosse fallimentare, quanto invece dal fatto che il necessario posizionamento di un ordine d'uscita per controllare il rischio ci espone a queste cose, ci espone a questo genere di cose. Bilanciare questo in un'ottica di portafoglio significa che io posso relativamente poco importarmi del rischio che sto correndo sulla singola operazione, a patto di averla ben bilanciata in portafoglio, è evidente. Perché? Perché è il controllo del portafoglio nel suo complesso che mi aiuta, il che significa che io posso avere operazioni in perdita, anche pesante, ma fino a che l'analisi di fondo non mi è stata confutata per un qualunque motivo, io quella posizione la posso tenere. Questo non significa che io non debba chiudere mai posizioni in perdita, assolutamente no. Alcune posizioni vengono chiuse in perdita perché l'analisi di fondo su quella posizione è venuta meno. Poi vi farò vedere anche degli esempi perché non è che deve essere un webinar dove siamo tutti bravi e simpatici, bisogna portare anche qualche esempio che aiuti a capire le situazioni peggiori. Un altro elemento che è alla base del ragionamento del multi-asset è il mercato ha sempre ragione. Sì, il mercato ha sempre ragione, ma alle volte si fa prendere dall'emozione. Come si fa a riconoscere quelle volte? È quella la differenza. Il corollario che ponevo a questa problematica è competenza e conoscenza dei meccanismi, tanto per cominciare, e questo è abbastanza ovvio. E qui ce la si forma, cioè si studia, si fa pratica, si fanno dei corsi, si segue qualcuno che ne sa più di noi, si cerca di imparare, si sbaglia, come è normale, ci si rimette dei soldi, sì, certo, ma fa parte del meccanismo, fa parte del gioco. Un elemento che però si può fare, e si può fare, non dico a costo zero, ma che comunque aiuta e premia, è fare squadra. Magari evitando la pagina Facebook dove sono tutti bravi, sono tutti grandi trader e tutti guadagnano il 3000%, dove palesemente, diciamo così, oppure ci sono palesi questioni commerciali sotto, insomma, giochini anche per far aprire il conto, c'è cioè questo genere di cose, però fare squadra attraverso i social, attraverso i forum, attraverso anche la conoscenza diretta o attraverso qualsiasi canale sia, è sicuramente una mossa che può tornare molto utile. In ultima analisi, crescere, non c'è altro verso. Studiare, praticare, quindi sbagliare, quindi pagare il costo degli errori.
se questa cosa viene fatta con metodo e con una no salis, cioè nel senso senza investire i risparmi di tutta la vita, la prima operazione, è una cosa che è sopportabile. Fare trading, investire il denaro, è un'attività che presuppone crescita, che presuppone lavoro. Vi avevo promesso degli esempi operativi. Io vi porto qui un paio di considerazioni sulle obbligazioni, dopodiché il ragionamento sulle obbligazioni diventa un po' più strutturato, però entriamo nel dettaglio, diciamo così, per capirci. Forse qualcuno ricorderà che un po' di tempo addietro c'è stata su tutti i telegiornali è arrivata la notizia delle banche popolari dell'Etruria, Banca Marche, insomma queste banche che sono fallite, hanno fatto fallire e quindi a seguito di questi annunci tutti quanti parlavano di obbligazioni subordinate. Tutti quanti non volevano più obbligazioni subordinate, tutte le persone andavano presso loro, persone che non avevano la più pallida idea di che cosa stessero parlando, però avendo sentito in televisione le obbligazioni subordinate vengono, obbligazioni subordinate, andavano in banca e dicevano vendimi tutte le obbligazioni subordinate. Ovviamente l'ha detto allo sportello della banca, quando il cliente gli dice di vendere non può che vendere, cioè non è che ha molte soluzioni, e quindi tutti quanti a vendere obbligazioni subordinate. Il problema però è che non tutte le banche sono uguali. Ad esempio, rapportare la Banca Popolare dell'Etruria a una banca di dimensione nazionale, magari espressione di un territorio particolarmente ricco e dinamico economicamente, con ratei patrimoniali di una certa rilevanza, non è la cosa più saggia da fare. Non a caso un titolo proprio subordinato di una banca della fattispecie che vi stavo elencando, da Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, tanto per fare nome e cognome, a un bel momento lo si è visto un titolo con cedola al 4,25, stiamo parlando di qualche mese fa, stiamo parlando di meno di 6 mesi fa, questa primavera, un titolo visto a 95,75, con tassi a zero, con un rendimento dei tassi generali a zero fondamentalmente. Un titolo della Banca dell'Emilia-Romagna con cedola al 4%, al 4,25%, era quotato 95,75. Ovviamente l'abbiamo preso. Perché? Perché in quel momento quel prezzo non era, il mercato non stava pagando un prezzo dato da un'analisi bilanciata, ma semplicemente dal fatto che a televisioni riunite tutti quanti sparavano a zero sulle obbligazioni subordinate. Prova ne è stata che tempo una settimana quel 95 è diventato 101, quindi non è che stavamo impazzendo. Sempre un discorso sulle obbligazioni, ETF corporate bond. Come è noto, o se non le noto, adesso lo dico io, tipicamente le obbligazioni più redditizie, quelle con maggiore rendimento, sono quelle corporate, perché tipicamente sono quelle che rischiano di più. Quindi, che cosa si può fare? Si può investire, se si vuole investire in obbligazioni, dopo però affronteremo un po' più in dettaglio, questo è semplicemente un esempio per capire il ragionamento, si può investire in un ETF che raccoglie i bond di aziende, che possono essere anche bancari. Ce ne sono di ogni tipo, sono quotati, basta andarsi a cercare qualcuno. Un portafoglio di bond, una cosa che pochi sanno ad esempio, perché funziona? Perché una cosa che pochi sanno è che un portafoglio di bond un poco più rischiosi, performa in termini di rendimento e rischio meglio di un portafoglio di titoli a meno rischio. Perché? Perché è intuitivo, le persone non vogliono il rischio, quindi il rischio viene allontanato. È come un po' il discorso di prima sulle subordinate, se nessuno lo vuole quel prezzo cala. Quindi automaticamente implica un rendimento leggermente migliore. Ma come si fa a sapere quale fare e quale non fare? Come si fa ad andare ad analizzare i bilanci? Perché bisogna fare tutta quest'opera. Chiaramente il privato fa fatica a fare questa operazione, per cui ci sono questi ETF, ci sono stati dei fondi in corporate bond, però i fondi tipicamente sono costosi, ci sono gli ETF che sono i tipici fondi passivi che permettono questo tipo di operatività. Questo è un esempio anche di come si possono scegliere investimenti su bond quando il mercato fa, diciamo, le bizze. Alcuni esempi operativi, per esempio, possono essere anche sulle azioni. L'esempio più classico è
L'esempio di Italcementi. Italcementi è un'azienda che è andata sotto OPA, cioè un'azienda tedesca, onestamente adesso non ricordo il nome, ha lanciato un'OPA su Italcementi. Cosa succedeva? Che Italcementi ballava, per farvela breve, di un 6%, cioè tu compravi Italcementi, aspettavi l'OPA, il rendimento che ottenevi su un arco di un po' meno di un anno era di circa il 6%, che è un signor rendimento, un pronti contro termine. Perché il mercato permetteva questo tipo di rendimento? E l'ha permesso per, con limiti, cioè, ballava tra il 4 e il 5 per un po' di mesi. Perché spesso e volentieri Italcementi non si allineava al prezzo dell'OPA. Ora, come funziona il ragionamento? L'OPA, l'azienda X lancia un'OPA, quindi dice io compro Italcementi a 100. Ovviamente il prezzo di Italcementi deve allinearsi verso 100. Perché se no si genererebbe un disallineamento. No? Quindi ovviamente io so che a 100 la rivendo, fino a 99 la compro e quindi tutta la compro a 99. Succedeva che Italcementi si muoveva fino a 95, 94, 95,5. Perché? Perché molto banalmente Italcementi è un cementifero, come dice assolutamente il nome. E se nelle sale operative arriva l'ordine di vendere i cementiferi perché, non lo so, c'è la crisi dell'immobiliare o motivo qualunque, l'operatore nella sala prende la lista dei cementiferi, li vende tutti e vende anche i talcementi e quindi ne sposta il prezzo. L'operatore spesso non lo sa che i talcementi è sotto OPA, oppure quando se ne accorge corregge il tiro. Questo è un esempio di come le cose, conoscendo i meccanismi, ti permettono di capire che è vero che Italcementi ha un disallineamento e ti sta offrendo un rendimento, ma quel rendimento non rispecchia necessariamente un maggiore rischio, o non solo un maggiore rischio, rispetta anche delle storture che si generano sul mercato. È chiaro che bisogna aver seguito il titolo, sapere per esempio che ci sono stati fatti dei passi che garantiscono che l'opera è in essere e via discorrendo, e quindi ci vuole anche perseveranza, controllo, analisi, studio, senz'altro. Però bisogna anche capire che ci sono questi meccanismi dietro. Un altro elemento in cui si può provare a scommettere, ma scommettere è una brutta parola, diciamo che si può provare una linea operativa, scommettere è una parola che vorrei bandire dai seminari di investimento. È il caso di engineering. Cos'è successo? Questa è un'altra operazione che noi abbiamo fatta, OPA su engineering. L'OPA permetteva un rendimento sulla scorta di quanto fatto per Italcementi, un rendimento molto modesto, dell'ordine dell'1,5-2% su quasi base annua, quindi molto modesto. Però Engineering è affiliata ad altre aziende che in condizioni simili hanno visto un rilancio di offerte simili, cioè Engineering si trovava in una situazione in cui altre aziende avevano visto una sorta di asta per l'opera. Allora che cosa fa l'analista, diciamo così, un po' smaliziato o che semplicemente ha una rete che gli permette di arrivare a queste conclusioni? Compra Engineering con il ragionamento di dire, vabbè, io intanto male che va la do all'OPA e prendo 1,5, ma se c'è un rilancio il mio rendimento sarà molto migliore. È una scommessa intelligente. Ora, sia ben chiaro, non è andata così, nel senso che engineering è stata data all'OPA originale, c'è stato fatto il rendimento minimo, ma il ragionamento alla base non cambia, è assolutamente questo. Sull'azionario in sofferenza, ma è il discorso che facevo poc'anzi sulle posizioni all'interno del singolo portafoglio, cioè io posso permettermi all'interno di un portafoglio di avere posizioni anche in sofferenza, perché nel portafoglio nel suo complesso non mi va ad inficiare, come posso dire, il rendimento indicato. Altro elemento importantissimo è il timing. Il timing significa due cose. Significa uno, le posizioni che si prendono tendenzialmente si prendono di lungo periodo nel multi-asset, però siamo molto pronti a cambiare idea. Dobbiamo essere molto pronti, assolutamente rapidi nel cambiare idea. Se c'è qualcosa che è cambiato, dobbiamo essere pronti a cambiare idea. Tendenzialmente il timing significa anche cioè, la scelta del momento di ingresso. Avevo un bell'esempio su un
Non ve l'ho messo nelle slide perché mi sembrava di appesantire, ma ve lo accenno rapidamente perché è molto di attualità. ETF sulla Russia. Arrivano i sondaggi per cui la Clinton vince, vince la gara elettorale e l'ETF sulla Russia crolla perché senza mezzi termini si parlava quasi di una guerra. Allora, l'8 novembre Trump invece risulta vincitore, il 9 novembre comincia la risalita di questo ETF sulla Russia. Ora, la Russia, un ETF sulla Russia è abbastanza influenzato dall'andamento del petrolio e il petrolio sta un po' soffrendo. Però nella fattispecie, in quel contesto, si era aperta una finestra di opportunità che abbiamo provato a sfruttare, ma tra mettere un ordine e che quest'ordine sia funzionale per i clienti è sempre un po' complicato e quindi abbiamo mancato di poco l'entrata. La finestra di opportunità parlava di un quasi 5-8% in capo a 2 giorni di operatività. Poi ovviamente uno può scegliere se tenerla o non tenerla e via discorrendo. Ma la considerazione di dire c'è un andamento di fondo dettato dal petrolio, la Russia c'è questa condizione, c'è questa condizione macroeconomica generale, è una finestra di opportunità, cioè avere la big picture, avere il quadro generale del tutto, ti permette di andare a cogliere alcune possibilità. È chiaro che una persona da sola fa fatica, avere una rete funzionale sicuramente può pagare, però deve essere una rete di persone serie che sanno lavorare, che sanno di cosa parlano, o almeno che hanno voglia di imparare, e non che abbiano solo voglia di dimostrare quanto sono intelligenti, perché sennò si va oggettivamente poco lontano. Questo è un altro esempio operativo sull'euro-dollaro. Questa è un'operazione fatta in primavera, anche questa. L'euro-dollaro in trading range, questo è un grafico non aggiornato perché volutamente ho messo il grafico vecchio per non confondere troppo le acque. Questa è un'operazione in questi termini. L'idea era questa, siamo in condizioni macro, cioè l'euro ormai da 2 anni in trading range, bene. Non sono cambiate le condizioni, però l'euro-dollaro sta andando a testare la parte superiore di questa congestione. Allora cosa faccio? Faccio che alla prima occasione, al primo segnale tecnico, il famoso timing, al primo segnale tecnico di debolezza, scommetto sul ribasso. Scusate, ancora una volta scommettere, vede, perdo anch'io. Ipotizzo un ribasso, così abbiamo fatto, l'operazione è andata bene, non abbiamo preso tutta la discesa. Perché? Perché al di sotto di una certa distanza, al di sopra di una certa distanza dal margine superiore, perdeva di significatività l'analisi di fondo, quindi abbiamo semplicemente portato a casa perché non abbiamo voluto rischiare il guadagno, perché anche i guadagni, cioè perdere un guadagno è sempre perdere, questo è bene analizzarlo. Ora, mettendo un attimo da parte quello che facciamo, come lavoriamo in multi asset e quant'altro, proviamo a fare un'analisi. Diciamo così, un'analisi di scenario di quello che ci possiamo aspettare nelle prossime settimane o mese. Allora, quello che vedete a schermo è, per quanto mi riguarda, il cuore del tutto. Cioè, questo grafico è la base su cui sviluppare tutto il ragionamento. Che cosa mostra questo grafico? Questo grafico, banalmente, mostra la curva dei tassi di rendimento dei titoli di Stato americani. E ne mostra segnatamente lo steepening, cioè lo steepening è semplicemente l'incremento di questa curva. Vedete, la curva blu o magenta è la curva a luglio 2016, riportata anche in magenta, mentre la curva rossa è la curva che noi vediamo dall'ultima rilevazione. Questo è un dato della scorsa settimana, circa giovedì, mercoledì, giovedì scorso. Allora, che cosa ci dice questa curva? Ci dice che il rendimento dei titoli di Stato americani su tutta la curva, quindi su tutto l'arco di durata, è tutto in aumento. Che significa? E guardate bene, questa non è una cosa che è avvenuta, cioè Trump l'ha fatta incrementare, ma è una cosa che c'è da tempo. Perché? Perché sostanzialmente i tassi stanno cominciando a scontare un incremento
del tasso, che non è solo dato dall'attività della Fed, o meglio, le cose fra di loro si tengono. Cioè, la Fed deve alzare i tassi quasi sicuramente adesso a dicembre, e quindi ovviamente questo genera un innalzamento della curva dei tassi. Ma questa cosa è data anche da una ripresa, dopo vedremo altre evidenze in questo senso, da una ripresa dell'inflazione. Come sapete, o se no non lo sapete lo dico io, una delle armi che si ha per controllare l'inflazione è appunto l'alzare i tassi, cioè aumentare il costo del denaro. Che cosa succede con l'avvento di Trump? Con l'avvento di Trump tutto questo peggiora o migliora, a seconda del punto di vista, anzi, forse migliora. Perché? Perché si incrementa questo effetto? Si incrementa perché Trump viene dato come un protezionista. Protezionista significa dazi doganali, significa economia più chiusa e via discorrendo. Un'economia più chiusa ha un effetto di solito inflattivo. Adesso non stiamo qui a fare la teoria economica, però essenzialmente quando l'economia, più l'economia è aperta, più la concorrenza generale tiene bassi prezzi. Se l'economia tende a chiudersi, la concorrenza diminuisce e quindi i prezzi, l'inflazione, tende a crescere. Quindi già questo era in previsione. L'avvento di Trump ha semplicemente incrementato questo aspetto. Questo è un fatto negativo? In senso assoluto no, anzi, di solito lo steepening è un leading indicator di una ripresa dei corsi. Qui nella scritta, vedete, per chi mastica qualche parola di inglese, dice che lo steepening è di solito un buon presagio per l'economia e per le azioni bancarie. Perché? Qui merita forse una piccola digressione. Le banche ultimamente hanno un problema enorme. Il problema enorme sono i tassi bassi. Se il mio mestiere è prestare soldi e i tassi sono bassi, i miei margini saranno risicatissimi. È intuitivo, credo, spero. Se sto andando troppo forte, ditemelo tranquillamente. Ovviamente un incremento della curva dei tassi è favorevole all'economia delle banche. Vuoi, non vuoi, non solo in Italia, la dinamica dell'andamento bancario è una chiave di volta anche per l'economia reale. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Però questo, diciamo, è proprio il cuore di tutto il ragionamento, è da qui che dobbiamo sempre tenere presente quanto ragioniamo. Però quelli sono gli Stati Uniti. Quello che vedete adesso invece in figura sono due grafici. Uno sono i rendimenti del decennale, il Bund tedesco, e uno è l'andamento dei prezzi del Bund. Ora, non credo che serve una grande preparazione in analisi tecnica per poter dire che i tassi dei Bund tedeschi sembrerebbero in fase di ripresa e che il prezzo del Bund non casualmente sia in collasso, cioè sembra voler venire giù. Quindi questa logica di incremento della curva dei tassi che abbiamo visto in America in maniera assolutamente evidente, in maniera comunque, come posso dire, palese, come matematica, si può facilmente immaginare in progress anche per quanto riguarda questa sponda dell'Atlantico. Dico subito una cosa, questi sono i Bund tedeschi, in Italia siamo abituati a ragionare con lo spread. Non solo lo spread è aumentato in Italia, ma lo spread è la differenza tra il rendimento italiano e il rendimento, il decennale italiano, tra il rendimento del decennale italiano e il rendimento del decennale tedesco. Quindi non solo il rendimento del decennale tedesco sta aumentando, ma lo spread dell'Italia rispetto alla Germania sta anche quello aumentando. Questo combinato disposto non meraviglia in questo modo di vedere un BTP che da rendere l'1,3, l'1,4 meno di qualche settimana fa, oggi rendeva il 2,1 e il 2,2. Il perché si stia alzando lo spread? Insomma, è facile immaginare che siano problematiche collegate alle solite tensioni politiche del nostro paese, solite cose. Poi ci sono tutti i complottisti del mondo, ma questa è un'altra storia. Il perché comunque è marginale rispetto al nostro ragionamento, perché non possiamo intervenire, però bisogna capire qual è il meccanismo che sta alla base di questa operazione. Questo per quanto riguarda gli obbligazionari. Ecco, questo è un bel grafico, dopo ne uno anche similare, molto interessante. Questo è un bel grafico che fa la differenza tra l'oro
tipicamente l'oro è il bene rifugio, con l'indice rispetto all'indice degli altri metalli, dove la parte da leone degli altri metalli la fanno i metalli industriali, tipicamente il rame. Ora, di solito, quando il rame sale, viene considerato un leading indicator anche lui, cioè il rame sale perché ci sono ordini sia dell'industria e sia dell'edilizia per costruire o macchinari o case o quant'altro, e quindi è un indice della ripresa economica. Viceversa, una crescita dell'oro tende a essere vista come un oddio oddio scappiamo e mettiamo a riparo i soldi. Una sintesi di questa cosa la vedete qui. Perché questo si ricollega a quanto vi dicevo prima? Perché l'incremento del prezzo dei metalli industriali inevitabilmente ha un effetto inflattivo. Cioè, la crescita economica, per sua natura, tende a far crescere i prezzi. Quindi, a maggior ragione, il ragionamento che facevamo poc'anzi. Ecco, questa è un'analisi similare. Qui vedete, questa è vecchia anche questa di 2-3 settimane, ma l'ho voluta mettere lo stesso perché è assolutamente esplicativa. Vedete nel grafico rosso i titoli difensivi contro i titoli ciclici, c'è cioè un ratio, una forza relativa, punto e basta, e è sotto il grafico similare a quello precedente, cioè gold fratto copper, copper sta per rame. Allora, entrambi ci dicono la stessa cosa, cioè che in Asia, quindi il motore industriale del mondo, a tutti gli effetti con buona pace dell'Occidente, in Asia i titoli ciclici stanno prendendo il sopravvento, cioè i titoli difensivi stanno crescendo meno o decrescendo a favore di una ricerca del rischio. E l'andamento sulle commodities, che è similare, ripeto, a quello che abbiamo visto poco fa, dice essenzialmente la stessa cosa. Cominciano ad essere due o tre indizi che ci dicono tutti la medesima cosa. Analisi di scenario. Vi avevo promesso un caso di fallimento. Allora, quello che vedete in questo grafico è l'andamento del WTI, volutamente, anche questo è vecchio di 2-3 settimane, perché se no non avrebbe senso dire sì, qui abbiamo sbagliato, mentre sotto vedete il numero dei rig, cioè i rig sono i pozzi attivi, i trapani, i pozzi attivi di prelevamento del petrolio, i pozzi di petrolio attivi, non potenziali attivi. Di solito si vede che quando c'è un flesso, cioè quando il numero di pozzi attivi raggiunge un minimo, dopo c'è una crescita dei prezzi del petrolio. È abbastanza intuitivo. Se ci sono pochi pozzi attivi, al netto delle scorte, ci sarà meno petrolio in giro. Quindi se i pozzi hanno raggiunto un minimo, è facile immaginare che il prezzo tenderà a salire. Questa è una cosa che si è verificata marginalmente negli scorsi mesi, quindi se vedete nel 2015 e nel 2016, su questo noi abbiamo impostato un'operazione. Operazione che si perde anche, è un'operazione che stiamo registrando con un segno meno per adesso e che probabilmente chiuderemo. Perché? Perché sostanzialmente l'analisi, che non solo su questo, si basava su una serie di indicatori, di filtri, eccetera, eccetera, ovviamente, perché questo è un'analisi di scenario, una mappa generale, ci aveva dato un segnale. Quel segnale sta venendo negato, ma non abbiamo messo uno stop loss sul prezzo, sul titolo in ingresso. Abbiamo fatto se l'analisi veniva confermata nel tempo oppure no. In questo caso no, perché si può anche perdere. Non è detto che si debba sempre vincere. Allora, vi avevo promesso una offerta commerciale. Allora, a tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento al VDI a 4 mesi o al multi-asset, che sono i due portafogli di cui parliamo, a 6 o 12 mesi, verrà recapitato un libro a scelta dal catalogo di Trading Library. Chiaramente, se spendete 100 euro per abbonarvi a un servizio o 1000 euro per abbonarvi a un servizio, non potete chiedere un libro di 2000 euro. Questo mi sembra ovvio, però è stato opportuno scriverlo. La cosa è assolutamente semplice, sottoscrivete il servizio, dopodiché molto banalmente mandate un'email a questi riferimenti, a info@consilium o a me, strinati@consilium.it, dite guarda, sottoscritto l'abbonamento, ho partecipato al webinar, vorrei comprare questo libro, ci dite il libro
ci date i vostri riferimenti fisici, noi mandiamo a Trading Library la vostra segnalazione, Trading Library provvederà a farvi avere il vostro libro. Con Trading Library ovviamente l'accordo commerciale ci pensiamo noi, cioè voi non dovete pagare nulla perché sennò non sarebbe un dono. Quindi questa è l'offerta commerciale, questi come dicevo sono i riferimenti, voi ti consiglio un punto it, abbastanza facile, riferimenti email sono info e ti consiglio, strinati ti consiglio se volete scrivere direttamente a me, io avrei tendenzialmente finito, sperando di non avervi annoiato troppo, e di non aver detto cose troppo stupide, passo la parola molto volentieri ad Alessandro Aldrovandi, che spero alzi il livello del webinar a cui spero di non aver abbassato troppo io. Alessandro, se la regia vuole passare il controllo dello schermo ad Alessandro. Eccomi qui, buonasera, buonasera a tutti. Spero che sia in questo momento appunto visibile la mia slide di introduzione nel dettaglio a quello che può essere definito, appunto, definiamo e chiamiamo portafoglio World Dynamic Index, che è l'altro portafoglio di cui volevamo parlare in questo webinar. Il controllo del rischio l'abbiamo sottolineato. Tutti i discorsi che ha fatto Ascanio in precedenza sono molto ragionati, sono tutti molto corretti, hanno una valenza macroeconomica, hanno, sono, appunto, dicevo, ragionati, pensati. Poi quando avremo l'opportunità di incontrare il 30 novembre anche questi autorevoli trader ed economisti americani ne sapremo anche di più in merito alle loro opinioni sulla Brexit e sulle elezioni di Trump e quello che succederà. E mentre invece questo portafoglio, diciamo, dal punto di vista così della sua gestione, è, non dico che sia meno ragionato, ma sì, in un certo senso segue meno pensieri, ipotesi, direzionalità o cose di questo genere, o analisi tecniche, eccetera, ma si limita principalmente a applicare un algoritmo matematico che non è però un trading system, o meglio è un trading system basato sul rischio del portafoglio, quindi un algoritmo che decide che cosa comprare, quando comprarlo, come comprarlo, con che quantità comprarlo, in base alla deviazione standard, che è la misurazione del rischio che ha avuto con un determinato strumento finanziario nel corso del tempo. Quindi è un asset allocation non discrezionale, non ragionata in senso stretto, ma un asset allocation derivante da un risultato prettamente matematico statistico. L'abbiamo chiamato World Dynamic Index proprio perché World sta a significare che investiamo in tutti gli strumenti finanziari del mondo, in tutto il mondo. È dinamico perché comunque ha una sua dinamicità con dei segnali operativi di movimento di asset allocation che in base al cambiamento della volatilità sempre più frequente, perché anche la volatilità cambia nel corso del tempo e anche cambia nel corso delle stesse settimane parecchio. Questo viene chiamato in termini statistico una brutta parola, ma si chiama eteroscedasticità, è una parolaccia, se volete, ma significa che semplicemente la volatilità in certi momenti alti, in certi momenti bassi. E l'algoritmo in particolare ha proprio lo scopo di capire quando la volatilità da alta e diventa bassa, un po' come chi fa trading stretto guarda se le bande di Bollinger sono distanti fra loro o sono vicine fra loro. E a differenza del multi-asset detto in precedenza, noi in questo portafoglio investiamo solo e esclusivamente in ETF, ma ETF ormai quotati sulla borsa italiana sappiamo che sono un migliaio, non andiamo a investire su tutti e mille, perché alla fine alcuni di questi hanno uno spread effettivamente eccessivo o un costo anche eccessivo, però diciamo che su 1000 ce ne sono 200 assolutamente tranquillamente sui quali si può investire, di quelli che possiamo tranquillamente selezionare per andare a investire, ce ne sono appunto 200 e questi li monitoriamo quotidianamente. Questo non toglie che ci vengano tolte delle opportunità, nel senso che tra questi ETF validi ci sono comunque ETF obbligazionari, ETF sulle varie commodities, tutte, dai metalli alla carne di maiale, o ci siano tutti gli azionari, indici azionari, da quello americano a quello indonesiano, per esempio. Quindi si può fare veramente comunque
tutto. La strategia, scusate, principale del World Dynamic Index è basata, a parte una normale diversificazione, quindi comprarne diversi, non scommettere solo su un titolo, non investire solo su un titolo, su due, su tre, ma anche su circa una decina. E questo ovviamente permette sia di diminuire il rischio, come spiega la teoria classica, e generare in certi casi l'alfa, cioè il sovrarrendimento. Abbiamo anche la possibilità di fare hedging, che questo genera alfa, quindi sovrarrendimento, perché sappiamo tutti che gli ETF e molti ETF possono anche investire short, cioè esistono gli ETF short, cioè strumenti finanziari, ETF, che se uno li compra effettivamente guadagnano sulla discesa del sottostante. Quindi, se compro un ETF short sul mercato italiano, guadagno esattamente la stessa percentuale se il mercato italiano perde. Ecco, se il mercato italiano perde il 2%, io ho comprato un ETF short, con un ETF short guadagno il 2% anche con la borsa italiana in calo. Quindi questo serve per coprirsi al mercato, ma quello che è più importante è il risparmio, che è questa strategia, questo grande algoritmo che mi permette di controllare a priori il rischio del mio portafoglio. Dicevo, compriamo molti titoli, ci siamo abbastanza diversificati. Queste sono le principali aree che sono sempre presenti nel nostro portafoglio: gli azionari americani, europeo, asiatico e dei paesi emergenti, obbligazionari distinti tra quelli high yield dei paesi emergenti ad alto rendimento, che tra l'altro, apro la parentesi, sarà uno dei prossimi segnali operativi, e con questo segnale operativo sull'obbligazionario high yield in acquisto andrà buona parte a sostituire l'obbligazionario USA, che in realtà abbiamo e che effettivamente, anche se è di medio termine, o breve e medio termine, in realtà in queste ultime giornate ha un po' risentito, e quindi andremo probabilmente a switchare tra parte di questa componente del portafoglio, a switchare quella americana con quella high yield, mentre dovrà per forza rimanere, ma è già minima, quella europea di lungo termine, visto che comunque è previsto che i tassi europei rimangano a zero, mentre invece lo scopo appunto dello switch e nasce dal fatto che molto molto probabilmente, ma possiamo darlo quasi per certo, con una probabilità del 75%, guardando oggi alcuni siti americani da cui si traggono queste informazioni di insider, a dicembre la Yellen, la Fed, aumenterà ulteriormente il tasso di sconto, e poi ovviamente tutte le possibili commodity. Il risparmio che cosa significa? Questo è uno schema molto così, molto semplice per far capire immediatamente, rendere intelligibile la differenza tra la gestione tradizionale e la gestione fatta con i risparmi. Mentre con la gestione tradizionale, solitamente attraverso, senza nulla togliere agli ottimi e magari correttissimi ragionamenti fatti da Ascanio prima, in cui si prevede che l'obbligazionario possa avere un andamento, certi azionari possono averne un altro a seconda del petrolio, a seconda dei tassi, eccetera, eccetera. Quindi il gestore, a grandi linee, dico un po' a naso anche, mi permetto di dire talvolta, decide di allocare i vari asset in varie percentuali. Ovviamente poi succede che, sulla base della percentuale di quegli asset, ovviamente considerando quella che è stata la deviazione standard in passato, la volatilità in passato di questi strumenti, succede che poi il portafoglio abbia una composizione di rischio di un certo tipo, come può essere questa evidenziata in questo esempio, dove ci si aspetta un rendimento del 7,5%, ci si aspetta, sulla base della diversificazione con gli asset, ripeto, fatta ragionata a naso, un 12,5%, che poi di conseguenza viene fuori un indice che è il principale indicatore di qualità del rapporto rischio-rendimento, che è l'indice Sharpe, dello 0,58. E questo è il risultato fatto magari su 3 anni di gestione di un portafoglio composto in questo modo, buy and hold. Se invece viene utilizzato, come è stato utilizzato in questo esempio, e si riporta quindi a consuntivo la gestione di un portafoglio fatto con questo algoritmo risparmi, cioè che mira a
gestire il rischio, cioè significa che prima si stabilisce il rischio di ogni asset, in modo che di ogni asset del portafoglio deve avere esattamente lo stesso peso di rischio. Ecco lì perché si dice vogliamo gestire il rischio. Come si fa a gestire il rischio? Noi vogliamo che il nostro portafoglio abbia un certo rischio, punto, e che un certo numero, può essere 5, può essere 10, può essere 8, può essere quello che vogliamo. E lo possiamo fare solo attribuendo ad ogni asset di portafoglio esattamente lo stesso identico peso, esattamente lo stesso identico rischio. Quindi attraverso una formula matematica, ecco l'algoritmo di cui vi dicevo, che non ha niente a che fare con un trading system, ma è solo esclusivamente una formula matematica, partendo dall'attribuzione di identico peso ai singoli asset di portafoglio, di conseguenza vi viene fuori la percentuale di asset su cui investire nei vari strumenti finanziari. Quindi non parto dagli strumenti finanziari per poi ritrovarmi il rischio che mi ritrovo, ma io innanzitutto parto dal rischio. Io so che voglio quel rischio, lo voglio in quel modo, fatto in quel modo, pesato in quel modo, sicuro in quel modo. Per ottenerlo, cosa devo fare? Devo comprare questo, devo comprare queste cose, questi asset, devo comprare questi ETF e nel peso, nelle quantità, nelle modalità che la formula matematica mi dice. Questo è il concetto base, e questo è un'esemplificazione molto semplice dove con una strategia risparmi, che è quella che automaticamente gestisce il mio portafoglio, per cui io ripeto, non faccio molti ragionamenti, non è che debba stare a guardare francamente che cosa succede nel mondo più di un tanto, ma mi limito tutte le settimane a fare lo screening di tutti gli ETF, guardare che è stato il rendimento, ma soprattutto guardare quello che è stata la loro volatilità, la loro deviazione standard. E appena cambia la loro deviazione standard, ovviamente cambierà il peso delle varie deviazioni standard e automaticamente tutte le settimane dovrò cambiare anche il peso degli asset di portafoglio, quindi switchare da un titolo all'altro, da un titolo all'altro, da un ETF all'altro, da un asset all'altro. In questo modo, solo in questo modo, cercando e controllando le deviazioni standard settimanalmente, io so che il mio portafoglio, qualunque cosa vada, avrà e ha una volatilità che è fissa, ferma, dove il rendimento dovrebbe essere apposta proprio in prossimità di questo incrocio fra una normale frontiera efficiente composta da un qualunque ETF, diciamo, internazionale, nazionale, internazionale, che possiamo prendere come benchmark, e il nostro portafoglio. Probabilmente, se non aggiungiamo niente di nostro e non facciamo niente di ragionato con l'analisi tecnica o con altri meccanismi, ci mangiamo, o meglio, non raggiungiamo rendimenti molto più alti, ma di sicuro non andiamo ad avere nessun tipo di rendimento più basso, soprattutto non andiamo a rischiare di più di quello che abbiamo prospettato e deciso. La formula matematica è questa, il tutto del risparmio che alla fine sta in questa slide, che può essere, diciamo, è un po' è il sunto, il cuore di quello che è il calcolo che io faccio settimanalmente su tutti gli asset, su tutti gli ETF. Nel caso ne avessi tre, A, B e C, a volte non mi interessa neanche se sono, ripeto, obbligazionari, azionari, so che io gliene metto 7, in questo caso facciamo finta che siano 3, comunque io gliene metto quei 7 in modo da avere una diversificazione proprio per asset generale. Mettiamo che siano uno azionario, uno obbligazionario e uno delle commodities, A, B e C, e so che negli ultimi 3 anni hanno avuto un rischio, una volatilità, una deviazione standard del 5, del 10 e del 20%. Io applico questa formula matematica in questi due specchietti bianchi, dove da un lato calcolo l'inverso della somma degli inversi dei vari rischi e trovo un moltiplicatore che in questo caso è 27, applico poi questo K moltiplicatore, se guardate meglio la slide, è molto semplice, per l'inverso dei vari rischi e trovo automaticamente il peso dei vari asset che devo comprare. Quindi se l'asset A mi ha rischiato il 5% e voglio avere i rendimenti pesati nello stesso modo di questi tre asset A, B e C, dovrò comprare il 57% del mio portafoglio.
se il B avevo un rischio del 10%, dovrò comprarne un 29% del mio portafoglio. Se l'asset C mi è risultato con una volatilità del 20%, dovrò comprarlo ovviamente meno, perché ovviamente man mano che aumenta il rischio, a sua volta diminuisce anche il peso del portafoglio, in questo caso per l'asset C il 14%. 57 più 29 più 14 è esattamente il 100% del nostro portafoglio. Quindi, ripeto, questo portafoglio ha una natura, diciamo, prettamente matematico-statistica e si basa settimanalmente sul calcolo di quella formula matematica che segue le regole precise di questo Rixparity e che a distanza di tempo, abbiamo fatto prove e, prove e tante prove di backtest su tanti portafogli, ci ha permesso di ottenere risultati molto, ma molto migliori, sempre che si dica in italiano, rispetto a qualunque altro tipo di portafoglio, anche a vari benchmark, che ha permesso, soprattutto, visto che si parlava di rischio, di salvarci bene, molto bene, dagli eventuali crolli del mercato. Vedremo dopo come è andato nel corso del 2016, dell'inizio di quest'anno, gennaio-febbraio è stato molto drammatico, ma ed è in tempo reale, quindi quando il portafoglio già andava, ma vi posso dire che siamo stati molto confidenti su questa strategia, proprio perché avevamo già avuto tantissimi risultati molto buoni anche già nelle crisi del 2008 e del 2009. Per aggiungere alfa, quindi per metterci del nostro, ogni tanto aggiungiamo anche, sulla base di analisi tecniche e indicatore, qualche altro ETF in più. Questi qua invece esulano, diciamo, dal Rixparity. Su questi non si guarda il rischio, su questi non si guarda il rendimento, su questi invece si fa, diciamo, un market timing molto più simile a quello che ha appunto illustrato Ascanio in precedenza, e abbiamo fatto, ad esempio, sul nostro portafoglio abbiamo tenuto per un certo periodo, abbiamo cavalcato per un certo periodo, adesso abbiamo appena chiuso un ETF sull'azionario africano, quindi come vedete è anche uno strumento finanziario che probabilmente pochi di voi conoscono, magari non ne sapevano neppure l'esistenza, eppure è un ETF efficace, efficiente, quotato sulla borsa italiana. Magari nessuno di voi si alza la mattina per cercare che cosa sta facendo l'ETF Pan Africa. Poi invece nel nostro studio quotidiano dei mercati abbiamo anche, come anche tanti altri, ETF un po' particolari, dove si possono trovare delle occasioni importanti, soprattutto di acquisto. E il Pan Africa è stato uno di questi e ci ha dato ottime soddisfazioni. C'erano segnali chiari ed evidenti, trend line, ribassiste, riaziende, ci sono pure medie mobili, c'è un indicatore super trend, quindi come vedete le stesse cose che si possono usare anche su un grafico a 5 minuti del FIB, per dire, questo è un grafico invece giornaliero, ma non toglie, ci sono comunque delle possibilità, delle piccole aggiunte, piccole porzioni del nostro portafoglio che andiamo ad investire anche in base a segnali di analisi tecnica abbastanza discrezionali, purché sicuri e certi. Questo è stato il Pan Africa che ci ha dato molte soddisfazioni. Un altro è stato quello della Russia, anche prima Ascanio ne ha citato, lui non era, ha candidamente ammesso di non essere riuscito ad entrare col timing perfetto sulla Russia, oppure per un picco qualcosa non è riuscito ad entrare. Noi invece con il nostro portafoglio siamo riusciti, per fortuna, avendo anche un timing decisamente più lungo rispetto al suo, o perlomeno probabilmente di qualche settimana in più, per cui il prezzo d'ingresso non deve essere esattamente lo stesso, l'importante era la tendenza che era chiara ed evidente, e questo invece lo abbiamo comperato e ce l'abbiamo ancora in portafoglio, e direi che non c'è nulla da dire, qui siamo in tendenza rialzista, è correlato al petrolio, anche il petrolio ci ha dato per fortuna ovviamente qualche soddisfazione in più di quanto non ci avesse dato in passato, e quindi pensiamo di mantenerlo. Questi sono tutti strumenti che in aggiunta, strumenti e meccanismi,
e operazioni che in aggiunta a dispari ti permettono di generare ulteriore rendimento. Qui invece passiamo alla concretezza del discorso risk parity. Se prima nella slide della formula matematica era il cuore del ragionamento, era il cuore della matematica, e adesso vediamo i risultati veri. Qui nella slide vediamo il portafoglio. Com'è il portafoglio oggi, aggiornato, se non sbaglio, alle 5, il portafoglio nella sua attuale composizione. Come leggere 5, il portafoglio era composto da questi titoli, da questi ETF, come vedete sono abbastanza sì, diversificati, e sono il frutto quasi tutti sono frutti di risk parity, a parte due, che sono l'azionario russo, di cui vi ho appena detto nella seconda riga, e a parte il penultimo, che è quell'ETF che ha come sottostante azioni delle infrastrutture del settore dell'acqua, l'oro blu, che in realtà è l'unico veramente che nel nostro portafoglio in questo momento ci sta facendo soffrire, a cui si aggiunge l'obbligazionario del lungo termine, detto prima, europeo, che sì, sta avendo come strumento una performance del 3,29%, ma fino a 2 o 3 settimane fa la performance era quasi doppia. Direi comunque che tutti sono molto soddisfatti del portafoglio, perché comunque è esattamente in linea ancora ai risultati al 31 ottobre, quindi questi 14 giorni, nonostante tutto quello che sia successo, fondamentalmente siamo in pari, non abbiamo ancora guadagnato niente, ma non abbiamo perso niente. Tutti gli asset del portafoglio, ad esclusione di quello del settore dell'acqua, stanno guadagnando, e faccio notare che abbiamo un 49,11% di liquidità, quindi metà del portafoglio è totalmente e assolutamente liquido, per cui abbiamo ampie possibilità di andare a scegliere, selezionare in base al risparmio quello che ci darà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Uno ve l'ho già annunciato, perché a me l'ETF sull'obbligazionario europeo mi piace poco, lo spread si è alzato. Ne è già stato parlato e vedremo che cosa fare. Poi praticamente quasi quasi, lo dico da discrezionale, non da gestore di risparmi, ma se il mercato scendesse ancora un po', francamente, o rimanesse comunque in questa fase apparente di congestione, a me farebbe anche comodo, perché sarà l'occasione appunto per poter acquistare a prezzi così bassi. Questa è l'equity line del nostro portafoglio, quindi questo dice tutto fondamentalmente, e dice che cosa? Dice quello che è lo scopo perfettamente raggiunto. Non lo diciamo per vantarci, ma lo diciamo perché la scelta, non è un merito nostro, ma la scelta dei risparmi ci ha veramente premiato. La linea rossa è quella del nostro portafoglio, la linea nera è quella di un benchmark che ci siamo scelto. Tutto ci siamo scelti un benchmark molto ambizioso, che è un ETF azionario internazionale. Quindi, mentre noi abbiamo un portafoglio fondamentalmente bilanciato, con una componente obbligazionaria che rende poco o niente, l'azionario invece internazionale, beh, insomma, è chiaro che è vero che subisce durante le fasi di debacle del mercato, però è anche vero che un azionario al 100% è praticamente imbattibile nelle fasi di rialzo. Beh, direi che alla fine dei conti, in entrambi i casi, noi abbiamo sempre ben figurato e complessivamente abbiamo sempre fatto meglio, perché quando nella prima parte del 2015, anzi, perché questo portafoglio è partito realmente nel 2015, sì, è vero che il benchmark è partito a razzo verso un 15%, però noi non abbiamo mai per niente sfigurato, perché abbiamo raggiunto una performance del 10%. Quindi è vero, siamo rimasti un po' indietro, ma non possiamo dire di essere stati malvagi. Ma tutto il resto invece è a favore nostro, perché quando nel gennaio, sì, in agosto del 2015, vi ricorderete, il mercato
azionario praticamente è tornato a zero, oppure una debacle che dicevo prima di gennaio e febbraio è tornato completamente a zero, 100.000 erano all'inizio, 100.000 e 100.000 sono tornati dopo. Per quanto riguarda il benchmark, il nostro portafoglio si è sempre mantenuto attorno a quel 10% e poi pian piano è salito, salito, salito. Quindi il nostro portafoglio ha il vantaggio di, grazie alla volatilità, grazie alla formula matematica, grazie ai disparity, diciamo, non è merito mio, non ho inventato assolutamente niente, i disparity è un modo di gestire i portafogli derivanti dalla lettura americana, ci sono molte cose su internet, quindi non c'è niente di nuovo. Forse siamo stati i primi, noi come IT Consilium, Massimiliano Malandro, un nostro collega, forse il primo a diffondere questo risparmio, che io fossi il primo ad innamorarmene e a metterlo subito in pratica. Ma ha il vantaggio di ben figurare, anche se non in modo eccezionale nelle fasi di rialzo, ma sicuramente di mantenersi molto molto bene, di mantenersi nelle fasi di ribasso, per cui poi quando il mercato riprende noi manteniamo sempre un grande vantaggio. Lo scopo è quello, senza poi considerare che da quando il portafoglio è partito non ha mai, mai, neanche una volta è andato sotto il prezzo di carico, quindi fondamentalmente siamo molto molto contenti, insomma, questo è. E su questa strada pensiamo di continuare. Poi qui abbiamo un report che ci dice quanto stiamo guadagnando, quante operazioni abbiamo fatto, e non tantissime in questi quasi 2 anni, 36. Certo che di queste 36, 31 sono positive e solo 5 negative. Quindi, a dimostrazione del fatto che sì, operazioni negative ci sono e chiusure di stop loss. Ci sono, eravamo un'operazione, mi ricordo che due operazioni negative sono state fatte dal grano, il wheat, il frumento, scusate, il frumento, questo frumento che purtroppo dà continuamente falsi segnali, spesso entro su questo mercato, ma purtroppo continua a scendere adesso ce l'abbiamo ancora in portafoglio, sta dando buoni risultati, ma è già la terza volta che lo mettiamo dentro. Speriamo che sia la volta buona. Dal punto di vista del risparmio, rientra perfettamente nella regola. Speriamo che non ci dia però neanche un falso segnale neanche questa terza volta. Guardiamo il drawdown del nostro portafoglio, il drawdown che è stato solo del 3,26% contro il 1,14% del benchmark, che ripeto, il benchmark è molto molto ambizioso. Rispetto a noi ce lo siamo scelti così, ma lo stiamo battendo nonostante possa in realtà fare il doppio di quanto facciamo noi. E poi l'indice di Sharpe che è al 12,46 contro l'1,80 e soprattutto la volatilità, ecco, la volatilità complessiva del portafoglio è dell'1,48. Quindi in 2 anni, ed è qui il succo del risultato, in 2 anni abbiamo portato a casa, stiamo portando a casa il 18 e il 44% contro un rischio dell'1,48. Il nostro benchmark sta portando a casa un molto discreto 8% contro una volatilità del 4%, quindi sta guadagnando il doppio rispetto alla volatilità, noi stiamo guadagnando 9 volte rispetto alla volatilità, senza considerare che l'ETF MSCI World internazionale sta andando abbastanza bene adesso, comunque al 31 ottobre stava andando bene, ma nei periodi passati abbiamo visto anche performance all'1%, 2%, 3%, rendimenti che in quel periodo stavano rendendo poco, dove addirittura appunto, questo rendimento era inferiore alla sua volatilità, che comunque non è mai stata inferiore al 4%, quindi, mentre invece la nostra non è mai stata superiore all'1,5%. Quindi, anche lì, insomma. In 2 anni il nostro, diciamo tranquillamente, in 2 anni, quasi 2 anni, il nostro portafoglio ha avuto un rischio dell'1,48%, la deviazione standard dell'1,48%, vuol dire che è oscillato più 1,48% o meno 1,48%, ed è sempre rimasto all'interno di questo range. Quindi, come si può vedere, insomma, voi vedete la borsa, anche se vedete la borsa italiana, quante oscillazioni ha avuto per performance molto più alte di questo.
E questa è l'esemplificazione a forma di torta, col diagramma torta della composizione dell'asset allocation, sempre al 31 ottobre, l'ultima volta che abbiamo fatto il report mensile, perché appunto la stragrande maggioranza io come gestore, noi come gestori ovviamente controlliamo le posizioni giornalmente, ho detto prima, giornalmente, quotidianamente, non è difficile perché facciamo uno scanner dei nostri 200 ETF sotto controllo e va tutto bene. Poi rifacciamo il calcolo dei risparmi settimanalmente e lì mandiamo i segnali di switch tra uno strumento all'altro al fine di mantenere costante il rischio. E poi una volta al mese facciamo un calcolo generale, un report generale. Al 31 ottobre avevamo questa asset allocation dove la stragrande maggioranza del denaro è investito in liquidità, cioè in zero, in niente, e abbiamo qui azionario, un po' di commodities, speriamo che prima o poi partano, questa diventa più una scommessa che altro, e poi un obbligazionale che, come ho detto, andrà ad essere in parte diminuito, ho switchato su un obbligazionario forse un pochettino più rischioso se il risparmio me lo permetterà, ma ho già visto di sì, e poi vediamo se sarà il caso appunto di andare ad incrementare la porzione azionaria vista la tanta liquidità in oggetto. Abbiamo detto che il report li facciamo mensili e questa è la tabella mensile. Siamo partiti di qui il 1 gennaio 2015. È andato piuttosto bene l'anno 2015, anche su qualche mensilità è stata leggermente negativa, comunque ampiamente compensata da mensilità ampiamente positive, portando a casa nel 2015 un più che dignitoso 9,82%. Quest'anno mi auguro che si possa battere il record dell'anno scorso, si possa andare avanti. E il risparmio di quest'anno è stato proprio la volatilità paradossalmente. È stata più ampia e paradossalmente quindi il risparmio che è stato ancora più rigido di quanto non mi potessi aspettare, per cui non mi ha permesso poi tantissimi switch, ma è stato molto molto fermo e questo, guarda caso, più la volatilità aumenta, più il risparmio si fa duro e più il risparmio si fa duro, più le performance sono tutte positive, magari poco positive, ma positive sempre costanti. Siamo nel 2016. Sono passati 10 mesi, tutti i mesi sono stati positivi. È bello, questo direi che oggettivamente è bello. Se mi facesse un altro 0,30 novembre, un altro 0,30 dicembre, io ci farei la firma. Poi magari non vado a battere il record dell'anno scorso, ma una linearità, una costanza, una tranquillità che dà un portafoglio di questo genere, francamente non lo si trova spesso. Ripeto, non è che sono qui a vendermi questo portafoglio più di un tanto, sì, parte sì, ma sono qui a dimostrarvi io per primo di quanto mi sia innamorato di questa strategia, di questo algoritmo, di questa modalità di gestione di strumenti finanziari che oggettivamente porta dei risultati concreti. Cioè, ha sorpreso me stesso, cioè, io stesso l'ho voluto applicare, ma mi risulta, cioè, i risultati pratici sono ancora migliori. Francamente di quelli teorici. Siamo andati molto avanti con l'orario stabilito del webinar, comunque io direi che possiamo concluderlo qui. Questi sono i miei riferimenti, siamo chi consiglio, lo facciamo, siamo a Trading Library. Ripasserei la parola a Scagno o a Stella per i saluti finali. Intanto vi ringrazio per la partecipazione, vedo che siete numerose, eravate numerose all'inizio e continuate ad esserli anche adesso, nonostante un'ora e venti di chiacchiere. E quindi vi ringrazio e per quanto mi riguarda vi do appuntamento al 30 novembre per saperne io insieme a voi molto di più da questi grandi trader americani che ci spiegheranno qualcosina di più di questa curiosità che abbiamo di questo Trump. Ho letto alcuni giornali americani questi giorni, il New York Times l'altro giorno, di capitale, insomma, anche loro mi sa che ne sapevano poco, tanto quanto ne sappiamo noi, quindi magari fra una ventina di giorni le idee saranno un po' più chiare per tutti e vedremo come sarà. Ripasso la parola ad Ascanio.
Grazie Alessandro. Solo per unirmi a te nei saluti e nel ringraziamento ai nostri ascoltatori che sono stati veramente molto pazienti, abbiamo sforato, però loro sono stati ancora qui sul pezzo, quindi complimenti per la pazienza. Volentieri passo la parola a Simone Dosoli della regia per i saluti e per la chiusura e per eventuali indicazioni tecniche. Grazie ancora e una buona serata a tutti. Anche io ringrazio i partecipanti. Intanto buonasera, sono Simone Dosoli di Trading Library. Ringrazio assolutamente sia i partecipanti che Ascanio ed Alessandro per il webinar interessante a cui abbiamo assistito. E come vedete dal mio schermo, vi aspettiamo appunto il 30 novembre per lo Stock Trading Day in via Massawa 6 a Milano all'Auditorium BPM. Quindi vi ringrazio di nuovo e vi saluto. Buona serata.